Salve a tutti e benvenuti in questa nuova serie su Ori and the Will of the Wisps in 4K a 60 fps. Questo è un sequel diretto di Ori and the Blind Forest che ho portato anch'esso sul canale, tutto in 4K a 60 fps. Quindi, se vi foste persi quella serie o se aveste bisogno di una rinfrescata di memoria, andatevi a vedere la serie o andatevi a vedere perlomeno l'inizio e la fine, perché sono molto importanti per Ori and the Will of the Wisps. Specialmente all'inizio vedrete che durante il prologo ci saranno numerosi easter egg riguardanti il primo capitolo e il gioco ripartirà esattamente da dove è finito Ori and the Blind Forest. Quindi rinfrescatevi la memoria se avete un po' la memoria corta o se avete giocato Ori and the Blind Forest molto tempo fa e non ve lo ricordate più. Io nel frattempo vi anticipo che questo, per me, è il Game of the Year del 2019. È un gioco stupendo, è praticamente quasi perfetto in ogni sua parte, è un gioco esteticamente impareggiato da qualsiasi altro videogioco voi prendiate. Sembra di giocare ad un cartone animato della Pixar, cioè è assurdo. E giocando a questo, ritornando poi a giocare a Ori and the Blind Forest, penserete che Ori and the Blind Forest sia brutto, tanto per farvi capire. Bene, detto ciò, iniziamo una nuova partita. Come vedete qui abbiamo il mio salvataggio del 100%, e questo è un salvataggio che ho iniziato a difficoltà difficile perché volevo finirlo anche a difficoltà difficile, e lo stavo per finire, ma a questo punto direi di iniziarne uno nuovo. Modalità difficile, il modo più impegnativo di affrontare il gioco. Per un'esperienza ottimale, consigliamo di provare prima la modalità normale. Oh, che carini gli sviluppatori. Però noi andiamo subito di modalità difficile. E senza soluzione di continuità, passiamo dal menu al gameplay. Guardate come si muove tutto nello scenario. È assurdo. Infatti questo gioco inizialmente ebbe dei problemini tecnici, patchati poi successivamente, però è un gioco molto esoso dal punto di vista delle risorse. Perché guardate, tutto animato. Ricorderemo per sempre il giorno in cui che si può salire. Anche la musica è perfetta. E guardate qui, questo era il nido di Ku. La tana di Naru si è ampliata e sono state costruite delle scalette per permettere a Ku di salire. E questo è il disegno che avevano fatto già alla fine di Ori and the Blind Forest, con Kuro, il Kufo, Naru, Ori, Gumo. E di sopra, se vedete lì sopra, abbiamo il disegno di Ori e Ku insieme. Oh,
Abbiamo Naru e Umo preoccupati, Ori stesso preoccupato per la povera Q, che ha quella là malformata, e vi anticipo già che non daranno mai una spiegazione del perché sia malformata quell'ala. Possiamo prenderla come una malformazione genetica, oppure una storia che mi piace, una ragione che mi piace di più, è pensare che poiché l'uovo di Q si stava bruciando durante il primo Ori, questo abbia causato una malformazione durante il suo sviluppo. La risposta risiede nel passato. Vi ricordate in Ori 1, in Ori and the Blind Forest, cosa prese Ori ad un certo punto della storia? L'ultimo dono di una madre. Piuma di Kuro, hai acquisito una nuova abilità. Mentre sei in volo, premi RT per planare liberamente o cavalcare le correnti di vento. Come vedete, Ori ha già molte abilità che aveva imparato in Ori 1. Non tutte, ovviamente, altrimenti sarebbe troppo OP. E noi
però possiamo volare con Q. Volare, fare un doppio salto e planare assieme su nuove ali. Intanto qui c'è un piccolo segretino che vi faccio vedere. Il cielo era a portata di mano. Qui hanno disegnato Kuro. E qui alla palude di acqua nera il primo video di Ori and the Will of the Wisps finisce qui. Intanto ti ricordo di mettere un mi piace se questo gioco ti piace, se il video ti è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensi, cosa ti ha trasmesso questo prologo, che tra l'altro, se ci avete fatto caso, il pupazzo di neve che stavano costruendo durante la stagione invernale Ori e Naru era a forma del padre di Naru, quello che avevamo visto nel DLC del primo capitolo. Inoltre, durante il primo volo di Q, Ori e Q sono andati attraverso le varie location del primo Ori, sono andati a trovare la luce dell'albero dello spirito, sono andati poi dall'albero Ginso, da dove fluivano le acque, sono andati poi nelle rovine abbandonate, la zona congelata del primo Ori, e sono saliti fino alla pietra solare in cima al passo del dolore. Hanno ripercorso un po' le varie ambientazioni del primo capitolo per farci anche ricordare da dove eravamo arrivati, e poi hanno attraversato un mare fino ad arrivare in questa nuova terra
una terra misteriosa, ricca di segreti che noi piano piano scopriremo. Mentre eravamo svenuti, c'erano delle creature, dei lemuri neri che erano incuriositi da noi, ma sono scappati appena hanno sentito il verso di una creatura in lontananza. Chi sarà quella creatura? Lo scopriremo anche quello più avanti nel gioco. Ora però l'obiettivo di Ori, come vedete anche dall'idol animation che sta facendo, è cercare la povera Q, che è chissà dove sperduta in questo posto, da sola, senza poter volare per tornare indietro perché la piuma attaccata all'ala l'ha persa. E quindi Ori, che è un po' come un padre per lei, la sta cercando. Ed infatti il narratore disse qui a inizio la nostra storia. Detto ciò, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!